Il comune di Arco ha celebrato, come ormai da tradizione decennale, il Giorno della Memoria, con la solenne cerimonia di commemorazione degli arcensi deportati ad Auschwitz nel 1943 e del cittadino onorario di Arco, Leo Zelikowski, sopravvissuto alla Shoah. Alle 17, presso il monumento a loro dedicato, ai giardini di via Bruno Galas, erano presenti i rappresentanti della politica e delle forze dell'ordine, combattentistiche e dell'arma, con la partecipazione della storica Maria Luisa Crosina, assieme a tanti cittadini che con la loro presenza hanno voluto ancora una volta ricordare l'eccidio degli ebrei e le barbarie della guerra. Un significato che può essere nuovo per questa cerimonia lo si può ancora trovare? Sì, il significato c'è sicuramente. Io l'ho trovato questa sera nel canto dei bambini. I bambini hanno fatto due canti, uno molto conosciuto, Gam Gam, che viene associato molto alla storia della Shoah, che è un tratto da un salmo, il Salmo 23, che si recita generalmente durante i funerali. E l'altro invece era il brano che si recita durante un matrimonio. Quindi c'è un'alternanza incredibile di morte e vita, il momento più bello e il momento più brutto insieme. Stasera abbiamo recitato un brano in ricordo degli abitanti qua di Arco deportati, che dice un buon nome è meglio dell'olio migliore, il giorno della morte è migliore quello della nascita. E oggi qui abbiamo avuto tutte e due, il matrimonio e la morte nel canto dei bambini. Vuol dire che la memoria deve continuare, deve vivere, vivrà in loro, che prenderanno appunto la nostra testimonianza, come noi l'abbiamo presa da chi c'era prima, da chi l'ha visto in prima persona. Noi non l'abbiamo visto, l'abbiamo avuta, la trasmettiamo a loro. E questa è l'unica cosa che possiamo sperare che succeda, che non si rompa mai questa catena. Io vorrei ricordare questa grande persona che è stato Leo Zelikowski, e non è retorica, è realtà. In un mondo dove si odia, in un mondo che ha sempre più venti di guerra, a me tornano sempre in mente le parole di Leo, quando nell'intervista che poi è diventata parte del mio libro, io gli ho chiesto: ma dalle sue parole io non sento nessuna parola d'odio. E lui mi ha detto: io non ho mai odiato, nemmeno nel campo io ho mai odiato. Ed è morto serenamente proprio perché aveva la coscienza di non aver odiato. Una cosa che mi ha colpito, e in un mondo come oggi che sottovaluta tutto, è stato questa grande riconoscenza che lui ha avuto per un soldato della Wehrmacht che nel campo di Monowitz gli aveva regalato un paio di calzini, perché la morte cominciava dai piedi, scrive Primo Levi. E lui nell'intervista dice: una benedizione questi calzini. Quindi è da meditare questo fatto. Lui piangeva ancora a ricordarlo. Quindi non l'odio per l'ufficiale della Wehrmacht, che era un nemico alla fin fine, ma questo gesto di riconoscenza è stato apprezzato. Altra cosa che mi ha colpito tantissimo e mi riconduce sempre a quella meravigliosa immagine del pianista, quando l'ufficiale tedesco è nel campo preso dai russi, e è questa: lui a un certo punto, tornando in Italia, praticamente ci ha messo 8 mesi di peregrinazioni prima di tornare da Auschwitz in Italia, e arriva in Polonia, c'è un gruppo di soldati tedeschi prigionieri e gli dicono i polacchi: va a pestarli, va a percuoterli. E lui dice: mi è venuto un nodo, figurarsi se andavo a percuoterli. Avevano passato gli ultimi mesi più o meno come me. Quindi questo penso che vada soprattutto ricordato da Leo, oltre al fatto che è stato la memoria, è morto a 102 anni.